Una realtà economica del nostro territorio, l'Europol che quest'oggi amplia la propria forza numerica e assume altre 15 unità, ossia altre 15 famiglie di cui questa Europol sarà davvero il motore, il perno. Io la ringrazio per la sua affermazione e le dico con molta franchezza che sono molto orgoglioso di oggi di poter eh, fare entrare nella nostra famiglia altre 15 Padre di Famiglia. Evidentemente eh, il nostro servizio ha sicuramente eh, interessato la collettività tutta, infatti noi ci proponiamo solo e esclusivamente la perfetta collaborazione con le forze dell'ordine. Quindi più che in realtà economica crediamo di voler dare con tutte le forze il nostro modesto contributo alle forze dell'ordine. La domanda che la faccio in siciliano, Quando tutto la voce chiuno vuoi aumentare, organico, il segreto qual è? Il segreto è quello intanto di considerare un grande patrimonio dall'azienda. Le aziende sono importanti perché hanno un grande patrimonio, sono i propri dipendenti. Se i dipendenti, dipendenti hanno le motivazioni, se i dipendenti sono eh, abbastanza portati a fare il proprio dovere... Sicuramente le cose vanno bene, se invece il dipendente viene considerato come una macchinetta cosa vuol dire, per fare soldi, credo che le cose non possano andare in questo modo. Io tutto misto sicuramente a un servizio il più efficiente possibile che ci ha visto crescere, faccio il conto, tra 500% e fatturato tra l'anno scorso e oggi. Io credo che alle spalle vi è l'oculatezza del buon padre di famiglia, del tenente trovato in questo contesto, ma un'azienda che a parte da Alcami allarga i propri interessi, il proprio raggio di azioni anche a Palermo fra qualche... possiamo anticipare qualcosa? Cioè si sbarca fra qualche periodo a Palermo. Sì, hai ragione. Eh, diciamo sicuramente il buon del Padre Famiglia ha la sua valenza, ma quello, come riporto quello che conta sono i nostri dipendenti, sono loro. Io senza di loro non sarei completamente nulla. Mi sembra che abbiamo aperto solo ad Alcamo, poi abbiamo aperto un distaccamento a Campobello di Mazzara, abbiamo creato anche un servizio su Castelvetrano, su Mazzara, oggi abbiamo ottenuto la, la, la licenza anche su Palermo Città, alla quale arriveremo fra un mese circa. Là contiamo di fare altre numerose assunzioni e quindi poter dare anche il nostro, il nostro contributo a quella che è la realtà. Dopo Palermo si, si oltrepassa lo stretto di Messina, che cosa? Ho l'impressione che è arrivato il momento anche di riposarci un po' perché le cre mi creda tutto ciò non è casuale, è, è frutto di immense e grandi sacrifici e quindi penso che bisogna un po' godersi i successi che abbiamo acquistato. Oltre ai propri dipendenti ha avuto modo di ringraziarli attraverso questa intervista, qualcuno a cui va anche il giusto contributo, il giusto merito per ringraziarli attraverso la nostra telecamera? Ma guardi, io il ringraziamento lo farei alla mia famiglia, alla mia moglie, ma a tutte le familiari eh, e parenti delle guardie, perché ricordate che le vostre guardie fanno un, un lavoro difficile, eh, rischioso, sacrificato e che spesso a volontà porta a fare dei turni che eh, portano a lasciare la famiglia anche in giorni di Natale, di Pasqua e quindi in giorni in cui tutti solitamente si sta in famiglia. E soprattutto non dimentichiamo che si appunto rivolge a voi per affidare la propria incolumità, la propria sicurezza. Sì, ma io posso anche dirlo un'altra cosa, è pur vero che noi abbiamo diverse persone e enti che si rivolgono a noi, ma guardi che l'80% degli interventi che noi abbiamo effettuato lo scorso anno sono rivolti proprio non a, a non nostri clienti, cioè le nostre pattuglie mentre girano, mentre fanno il proprio servizio, intervengono o fanno intervenire le forze dell'ordine anche in altri tipi di crimini. Eh, si figura, per esempio, che noi siamo intervenuti anche in, ben in due case per eh, violenza sessuale su donne, quindi eh, è evidente che eh, ce la mettiamo tutta. Poi, eh, anche io mi sono sempre sperato, un senso di io sono, faccio parte del Consiglio Direttivo dell'Anterracket di Alcamo, insomma, è, tutto è eh, mirato. A un, a delle... alla salvaguardia del territorio e alla ricerca della legalità e della solidarietà. Oggi firmiamo anche un protocollo di intesa con l'aido a cui le nostre guardie hanno avuto aderire dando proprio, le proprie deleghe per donare gli organi. Quindi come vede è tutto un discorso molto, molto ampio.